Sei andato nel Sahara a girare questo video? Sì. Hai visto? Dopo quello di Cuba siamo andati nel Sahara. Cerchiamo sempre di dare delle location per far viaggiare i nostri ascoltatori, i nostri amici che guardano la TV. Li facciamo viaggiare con la mente, con la fantasia. Capito? Detto una stronzata. Hai avuto un permesso speciale dall'ONU per andare nel Sahara? Non so. No, eravamo a Cesenati. Sì, vabbè. Dai, che dopo lei ne sarà, mi trovo delle location. Infatti adesso mi arriva un messaggio, non dire dove siamo. Sì, infatti, Davide, no, dai. Però certi posti li conosci solo tu, quindi cioè, uno può anche girare tutto Cesenati, che dopo fa fatica a trovarlo. Signore, avete il materasso da rinnovare, divani da mettere a posto, se avete della lana in casa non buttatela. Baldelli vi rinnova il materasso in lana e con le molle. Produzione artigianale a vostro servizio, dormire sul letto di lana vuol dire dormire sano su materiale naturale. Trovate nel laboratorio di Baldelli caldi copri materassi imbottiti di lana merinos, trapunte in lana, piumini d'oca da personalizzare con una vasta gamma di tessuti a vostra scelta. Prodotti di alta qualità e su misura. Baldelli lo trovate oltre che a Carpinetti, anche a Reggio Emilia, in via delle Ortolane, laterale di via Adua. Perché mi volge la schiena quel signore lì? Come mai? Ma perché sono in onda? No, ero in onda io, però dopo ci gira verso il cosa. Stavo guardando un po' di ingredienti che c'è qui. Ormai, sai, siamo alla 106esima puntata di Ciao Mamma e quindi, insomma, un po' di roba si è accumulata. Vedo che rimane sempre un po' di tutto. Meno, è vero Luca? Meno gli alcolici, come mai? Non ho capito perché, però insomma, c'è sempre qualche topolino che passa di qua e viene a rosicchiare un po'
di whisky o di brandy. Adesso cominceremo con... Infatti è quelli che stavo guardando io, dicevo le bottiglie sono vuote, c'è qualcuno qui che ci dà... Vai Roberto, sei forte a cantare perché io ho tutti i tuoi CD e in Romagna vengono ascoltate perché io ho le giostre saliti da Jimmy il giostraio di Reggio Emilia. Ciao, ciao, mettono su anche i tuoi pezzi, di solito vanno delle cose molto tum, 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 molto funky, sì, mette anche i miei dischi, pop, sì. Mette anche i miei dischi, l'ho metti sentito i tuoi dischi? Volte, ah, che sì. Bello, a Luna Park. A Luna Park. Bene, allora andremo, tra l'altro, di solito qua, prima di Pasqua, arriva sempre, no, il Luna Park? Non sai? Andremo a controllare dal giostraio di Reggio Emilia. Allora, vogliamo cominciare dopo aver preparato... Beh, io direi di cominciare. Allora, intanto con questo aggeggio infernale cerchiamo arrivo, di accendere... Arrivo, un attimino, ecco, accendi questo aggeggio infernale. Non ecco, è infernale. Attacchiamo un attimino... No, 9 al massimo, eh? 9 al massimo, no. Mettiamo una bella botta, a 7, mettiamo... Non è un telefono questo, bisogna spigiare. Allora, a 6, non è touchscreen. A 6 e mezzo. Non è touchscreen. No, non è touchscreen. Cosa aggiungiamo? Ti mettiamo un po' d'olio. Naturalmente l'olio non deve mancare mai nelle nostre cucine, perché l'olio è un prodotto italiano. Questo, soprattutto questo Vivi Verde della Coop. Vivi Verde, questo qui è un italiano prodotto biologico, quindi, cioè, quindi grande è bio. Poi mettiamo... Aspetta moglie, fai riscaldare un po' sto olio qui. Ma, poi... che, ma com'è? Non ci trovate mai d'accordo su niente? No, noi siamo sempre d'accordissimo, ci mancherebbe. Però a cucinare, insomma, non è che ci chiappiamo. Allora, cioè, no, aspetta. Spiega. Ci chiappiamo, però... Chiappiamo? Ci chiappiamo, però con molta calma, a casa nostra, cioè, capito? Invece così, davanti alla telecamera... Siamo un pochettino impacciati. Vai moglie, schiaffa dentro. Schiaffa. Schiaffa dentro. Wikipedia, male, schiaffa. Schiaffa, andiamo su Wikipedia. Mettete lo scalogno. Allora, come direbbe Gianni Minà, mentre prepara da mangiare, Gianni Minà come farebbe? Direttamente da Cuba. Ecco. Direttamente da Cuba, mettere un pochettino di scalogno. Un po' d'olio. Un po' di scalogno, un po'... No, olio non esagerare, no, perché poi devi il controllo. Metti un po' di scalogno, dopodiché noi metteremo dei fagioli cubani. Perché c'erano... Devi fare da mangiare per i tuoi amici. Chi sono i tuoi amici? Gli amici... Io perché voglio salutare appunto... Devo mangiare per chi? Eravamo insieme... Pago Pegna, Sotomayor... Il brasiliano del Genoa, Eloy, non so se tu ricordi. Poi chi c'era? Chi c'era il solito? Io Fidel. Rorio Fidel, c'è anche Fidel. Tutti ci abbiamo. Insomma, tu sai che noi ci siamo divertiti tantissimo. Certo. Quando siamo andati in vacanza, proprio abbiamo fatto le fesserie più grandi, le abbiamo fatte noi, vero? Ti ricordi? Assolutamente. Ci siamo proprio divertiti. Una volta ci si divertiva con poco. Con poco, ma anche adesso. No, anche adesso. Anche no, adesso. Però adesso magari è più complicato perché i problemi sono diversi. Però insomma, una volta ci si divertiva con poco. Ma io penso, quando uno, guarda adesso ti faccio un paragone, quando uno va in vacanza in un bellissimo posto con la persona sbagliata. Ah beh, certo. Capito? Sì. Cioè, che ci vai a fare? Può essere bello il posto quanto vuoi tu, ma se ci vai con la persona sbagliata è finito, fai due maroni così. Quindi, voglio dire... Detto come l'ha detto. Però voglio dire, se invece tu fai a volte anche dei posti, tipo, non so, tu vai qui a Cavriago, ok? Ma ci vai con la persona giusta, passi la giornata più bella della tua vita e magari ti puoi fare una vacanza anche a Cavriago, capito? A Cavriago, cioè, schiaffiamo i peperoni, moglie, vai col peperone! Giallo e rosso? Eccoli, sì, rosso, forza Roma! Forza lupi, soffini di Deppi Cupi! Come dice Renzi. Allora, come dice Renzi, allora, guarda, già è un trionfo di colori, di sapori, signori, trionfo di colori, di sapori, guarda qua, che meraviglia. Ci vuole un pochino più d'olio? Un attimino, perché mi sembra aspetta. Che cerchi, Eli? Prima coperchio. Un coperchio, ce l'abbiamo il coperchio. Ecco, il coperchio è importantissimo, signori, è importantissimo perché il peperone si deve ammorbidire tantissimo e se non lo copri, coperchio piccolo sicuramente, no va, ce la facciamo, ecco, si deve ammorbidire tantissimo, deve venire quasi come fosse caramellato, per dirti, no? Deve essere proprio morbido, perché se no non sprigiona. Il peperone caramellato. Il peperone. Cioè si deve sciogliere. Si deve proprio quasi, no sciogliere no, però si deve ammorbidire tantissimo.
Quindi noi adesso lo facciamo prendere un po' con lo scalogno, no? E poi sale, dopo pepe. Noi ci butteremo comunque dell'acqua per farlo... Acqua, acqua, non più il brodo. Io ci metto sempre un pochettino del brodo, perché l'acqua così... Vabbè, ce l'abbiamo il brodo. Cioè, brodo di come dando. Una donna senza tette, cioè, stessa roba. Quindi voglio dire, cioè, ci vuole sempre l'acqua Paesano, così. La prego, ci tenga il minimo, siamo in fascia protetta. Giusto. È vero, vabbè, ci sono i bambini... Io intanto sai che cosa faccio per smittizzare un po'? Tanto basta un sale piatto. Pepe. Io sale e pepe, vai. Sale e pepe, vai. Intanto io continuo a basta, mangiare queste penne. Basta, non esagerare con sale che c'è la pressione alta, moglie. Pepe poco che non gli piace a Fulvio. Poco, ma basta così. Senti, quindi tu col sale devi stare attento perché hai... Io sì, col sale devo stare attento perché insomma sono un iperteso. Le penne sono squisite. Adesso sta ancora a mangiare, ragazzi. Cioè, ma vi rendete conto? Cioè, questo qui prima ha detto, ma non sono male, ma così ha fatto percepire a casa che faceva schifo. Se le sta mangiando tutte. Cioè, no, questo... è il retrogusto che ti invita a mangiarle degli altri. Ti certo. Rimane un sapore in bocca che ti invita a prendere. Ma ragazzi, ma la cucina è il retrogusto. È normale che assaggi una cosa, poi dopo l'assaggi ancora ti dà un'altra sensazione, no? Basta, ragazzi, sono sempre che poi. Stai mangiando troppo, come un animale. È vero, e non mangio mai troppo io. Stai mangiando come un bufalo. Wow. Bene, facciamoli prendere un po', così prendono un po', si insaporiscono e poi noi ci butteremo dell'acqua e aggiungeremo sempre acqua finché non sono cotti i peperoni, ok? Adesso, volendo... Abbiamo un po' di tempo? Andiamo in un altro video? Un altro video, io proporrei... Quanto ci vuole qua? 5 minuti prima che ancora... No, ci vuole anche un quarto d'ora. Tranquillo. Anche un quarto d'ora? Allora, sì. Aspetta di impanare le... Adesso io metterei un po' d'acqua. Metti un po' d'acqua. Metterei un po' d'acqua. Perché tanto sono cose. Sono cose. Asciugano. Separate, quindi voi mettete un po' d'acqua, cioè un po' di brodo, io metto sempre un po' di brodo. E adesso, boom, coprite e fate cuocere. Aspettiamo. Un quarto d'ora. Nel frattempo impagniamo. Almeno un minimo pedine. Di quarto d'ora ci vuole. Come? Nel frattempo. Possiamo aspettare. Possiamo fare anche dopo, non c'è problema. Minuti, quindi adesso facciamo cuocere tranquillamente, sono cose indipendenti. La carne si cuoce da una parte, il peperone dall'altra. Quindi. Allora, facciamo una cosa, prima di mandare questo pezzo che sta avendo un grosso successo che si chiama La Notte, volevo farti una domanda. Adesso Stefano, per cortesia, in regia stai attento perché me lo devi andare a cercare. Fra i pezzi di Sanremo, tu l'hai ascoltato Sanremo? C'è già, sì. C'è già qualcosa che fai in orchestra? Ma a me, per esempio, adesso un pezzo che sto facendo... Quello degli stadio, che lo vogliono fare tutti, immagino. Vabbè, quello di stadio lo vogliono fare tutti. Però è difficile, ha delle... No, ma è una bellissima canzone. No, una bellissima canzone. Non ha delle estensioni vocali un po' troppo violente, no? No. Si no, può no, fare tranquillamente. È una cosa che si può fare, la canta chiunque. Chiunque, sì. Però la canta chiunque a livello di estensione. Però è interpretarla. Ah, certo. E lì ci vuole molta interpretazione. Quindi, perché il testo è molto forte. Il testo è dedicato a un figlio, un padre certo. Che parla a un figlio. Quindi tu saresti molto credibile a fare questa cosa. Beh, questo. Io cerco sempre di interpretare i testi delle canzoni, interpretarle con la voce, interpretarle con l'anima, con l'emozione. Ci provo almeno. E quindi quello è un pezzo da interpretare più che da cantare. Lo fai già, no? No, non lo faccio ancora, ma presto lo farò perché mi piace. Tra l'altro degli stadi, uno dei tuoi primi video era Mi alzo sui pedali, sì, Curreri è un grande autore, scrive delle cose bellissime. Per cui questo brano che ho appunto... anzi, non so se ce l'hai, lo possiamo mettere in scaletta. Non lo so. Ci proviamo, magari lo metterò nei prossimi giorni. Però io ti chiedevo di Sanremo perché volevo dire che... Sanremo, ti è piaciuto a me piace, stadio? Allora, che si dica, andiamo tutti i giorni. Che si dica, a me piace la voce dolce e melodiosa, armoniosa di Arisa. A me piace. Stefano, mi cerchi nella nostra cartella Sanremo se c'è Arisa? Dovrebbe essere. La voce di Arisa mi piace, mi rilassa, e il timbro, c'è un timbro vocale molto gradevole, mi piace. E anche la canzone è molto bella, molto orecchiabile. Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo. Perfetto. Allora, ce l'andiamo ad ascoltare. Questo è il videoclip, non l'esibizione di Sanremo, il videoclip di Arisa della canzone che ha presentato a Sanremo. Oltre agli stadio, che ovviamente piacciono a tutti, insomma, non a caso hanno vinto. Beh, ragazzi. Anche a Risa, è una bella cosa. A me piace tantissimo quella ragazza, ascoltiamo. Come canta e com'è. Cosa faccio in questa vita, amico mio? La sola cosa che so dirti e non lo so nemmeno io. Viviamo tempi troppo austeri, siamo animali di città.
Eppure sai che ogni notte prima di dormire io, che ho preso tutto da mia nonna, faccio una preghiera a Dio. Potrà sembrarti rituale, però a me dà serenità. Con la certezza che ci sia una realtà che va al di là di questa comprensione mia, potrei chiamarla anche magia. Per me adesso si chiama universo. Stringo i pugni e rido ancora, che la vita è questa sola. Se un giorno un'altra vita arriverà, mi sono già promessa di non viverla in città. Di cosa faccio in questa vita, amico mio? La sola cosa che so dirti e non lo so nemmeno io. Viviamo tempi troppo austeri in queste stupide città. Ma ho la certezza che ci sia una realtà che va al di là di questa comprensione. Una canzone di grande impatto, insomma, molto, molto raffinata. È un inno alla vita questa canzone, dai, parliamoci vita, chiaro, certo. Mette buon umore, vi siete rilassati a casa a sentire una canzone così? Ecco, mi piace questa musica qui. Beh, insomma, qua passiamo da, non so, mi vida, il sombrero, a queste cose che sono un po' più raffinate. Io se ti facessi vedere sul mio telefonino cosa ascolto, tu diresti, te Politano ascolti sta musica, cioè io... Ascolto tutti i generi musicali, ma anche genere musicale. A volte lei mi sente che sente la musica che sto ascoltando in cuffia. Dice, ma da quando che ascolti? Neanche lei sa la musica che ascolto, quindi voglio dire, nel mio range è molto vario. Mi stavi citando prima a proposito degli stadio, che è una canzone che tu pensi che l'orchestra come la faranno quasi tutti, insomma, perché quando una canzone vince. Sicuramente la canzone di Sanremo che vince la fanno sempre tutte le orchestre del mondo. Però ci sono delle frasi, Gaetano Curreri ci è riuscito benissimo, che bisogna sapere interpretare. Ne citate due prima mentre andavi il video. Questa canzone sicuramente non è Grande Amore, dove uno c'ha un po' di voce, la canta e va bene. È una canzone che mi ha veramente recitata perché il testo è molto forte, molto bello. C'è un testo meraviglioso quella canzone. Mi citavi due frasi prima. Tipo, a me le frasi che mi ha colpito di più. Le frasi che mi hanno colpito di più è, vabbè, la prima frase che dice: un giorno mi dirai che io ho rinunciato alla mia felicità per te. Questo è qualsiasi genitore, un figlio, è una frase che dice e che la sente. E poi un'altra frase che rappresenta comunque
le rinunce di che un padre deve fare per un figlio, un genitore deve fare per un figlio, e le rinunce dice un giorno ti dirò che ho rinunciato agli occhi suoi per te. Cioè, capito? È una rinuncia di una cosa, di un sogno che lui voleva e che non ha potuto avere perché comunque poi si è dedicato a un'altra cosa, al figlio, capito? Quindi sono frasi molto forti, che sono delle frasi da recitare, non tanto da cantare. E soprattutto, insomma, qui salta all'occhio che una canzone non deve essere solo una bella melodia, ma deve avere anche un testo con cui comunicare qualcosa. Allora, ti saluta Romeo, dice che il tuo Napoli è una... Sì, vabbè, Romeo, lo sapevo che arrivavi. Dai, digli qualcosa, perché la Juve non cioè, è che... Cosa gli devo dire? Cosa gli devo dire? Che gli devi dire, Romeo? Anche voi non è che avete fatto una grande figura, insomma. Infatti, cioè, guarda, da Juventino te lo dico più, ragazzi, si perde, si vince, amen. Che dobbiamo fare? Uno ci crede. Finché uno ci crede, almeno il Napoli era in testa alla classifica. Io ero lì che... Sono andato a vedere anche il Napoli a San Paolo, che era una vita che non ci andavo. È stata un'emozione grandissima. E quindi cosa può fare una squadra di calcio? È come una canzone. Una squadra di calcio è come una canzone, no? Ti dà quel sogno che poi magari non puoi mai realizzare. Ciao Fulvio, vedo un cuoco provetto, però come cantante niente da dire, ma mi piace molto la canzone L'Amante, ce l'hai in programma? Polisano, sei molto simpatico e bravo. Ciao a tutti, sono Graziella di Conselice. L'Amante ce l'abbiamo, se non sbaglio, sì. Sì. Ciao Fulvio, sono Piero Saltuari. Roberto, ci siamo intravisti al Parco Biancolelli a Bologna, la sera che eri con Budresi e con Elena Camarone. Un paio di anni fa, ciao. Ma come no, mi ricordo benissimo, è stata una bellissima serata. Dai. Alberto vuole gli stadio, insomma dai, gli stadio li abbiamo già mandati quasi tutti i giorni perché insomma il festival è appena finito, quella canzone che ha vinto è la più popolare, tutti volevate ascoltarla, magari vediamo nei prossimi giorni. Stanno ancora i tuoi peperoni, Robby, stanno ancora viaggiando? Ci vuole un po' di tempo ragazzi, il primo viaggio è stato veloce. Però il secondo... Ci vuole un po' di tempo. Voi se volete fare questa abbinata, primo e secondo, una volta che avete fatto il primo, mettete già i peperoni, che è la cosa più lunga da cucinare. Perché poi le fettine si fanno in un attimo. Quindi... Ma sti peperoni devono starci veramente così tanto? Si devono ammorbidire, se no che cosa mangi? La roba dura, cioè... si devono ammorbidire bene, in modo che si vanno a fondere sulla... Ci mettiamo un po' di vermella. La morbidezza. Come su Facebook, quando uno dice una cazzata, vedi quelli di Star Trek così, no? Sì, sì. Vabbè. Tutti così, quando spari queste cose. No, volevo parlarvi anche della cantina sociale di Masone e Campo Galliano, perché è iniziata la vendita del vino nuovo in damigiano in bottiglia. Siccome noi qua siamo scarsi di vino, magari fatecene dono un attimo. C'è la telefonata? Allora, finiamo dopo con la cantina sociale di Masone e Campo Galliano. Pronto? Buongiorno. Pronto, sono Nefro. Nefro Lusuardi, buongiorno. Ehi Nefro, come stai? Che fossi un cantante bravo lo sapevo, ma anche un cuoco non lo so. Vedi, ma guarda, io ripeto, non cucino mai. Quando vivevo da solo, sì, cucinavo. Ma non buttarti tantissimo a terra, esalta le tue cose. Sì, sono un cuoco, voglio andare a MasterChef, lo voglio vincere, dai. Sì, come voglio vincere il MasterChef, io voglio fare un mazzo così a braccio. Cioè, io, guarda, sono talmente convinto che diventerò un grande cuoco che posso andare alla prova del cuoco e a qualsiasi cosa posso andare. E a canna nocciolo, che un cavolo. Devo vincere. Sei già un grande senza fare il cuoco. Grazie Nefro, sei sempre gentile. Sì. Ciao Nefro, buona giornata. Ti abbraccio. Ciao. Grande, ciao. Allora, i peperoni, no, stavo parlando della cantina sociale di Masone e Campo Galliano, è iniziata la vendita del vino nuovo, stavamo dicendo, e vi aspetta per assaggiare i migliori vini DOC della tradizione reggiana e modenese. Potete trovare anche il nostro mosto cotto per aceto balsamico tradizionale, pignoletto frizzante, lambrusco Modena DOP, lambrusco di Sorbara DOP, lambrusco Grasparossa Castelvetro, lambrusco reggiano, Chardonnay GP Emilia, Malvasia GP, dolce grappa riserva del centenario e tanti altri vini vi aspettano.
alla cantina sociale di Masone e Campo Galliano in via Baccone 20 a Reggio Emilia. Andiamo a vedere altri messaggi perché non voglio sentire i commenti per la tua performance culinaria, caro. Che stai a guardare? No, stavo vedendo per fare una variazione sul tema. Variazione sul tema, vai magari anche in frigo. Allora, c'è il nostro consueto appuntamento con il rimaiolo ruspante di Bologna, ovvero il nostro Giorgio Di Campolo. Vuoi sentire questa rima, Robby? Guardo un po' cosa vedo, ai miei occhi non credo. Showman, cantante, già si sa, ma che fosse anche cuoco è una novità. Forse nel bisogno si può arrangiare, ma io preferisco sentirlo cantare. Tanto più che per quello che posso notare, lui parla e della moglie a lavorare. Insomma, è l'impressione che stai dando. Allora, cioè, dunque, caro Roberto, non ti arrabbiare, ma io sono solito dire ciò che posso notare. Ecco, ora che hai preso in mano la padella e cucchiaio di legno, vedo in te del cuoco l'impegno. Perciò ti debbo confessare che vorrei essere lì per assaggiare, perché gli ingredienti sono di mio gusto e dosati in modo giusto. Un cordiale saluto a te, signora, caro amico, e buon appetito, vi dico. Ciao da Giorgio Di Campolo. Giorgino, sempre... Sempre le rime, le poesie. Deve raccogliere tutto in un libro. Il re delle rime. Complimenti a Roberto ed Elisa, bravi in tutto, una puntata veramente divertente. Ciao da Graziella di Russi. Russi. Io una variazione, io un goccino di vino ce lo metterei, ma proprio un finino di vino ce lo metterei, perché a me piace insaporire le cose anche col vino bianco. Era lì, apposta. Una variazione del tema, vai. Poi magari mettilo ancora in frigo, che se lo avanza un po' alla fine ce lo beviamo. Sì. Magari non è da bere quello, però, insomma, un po' di sapore diverso dall'acqua, visto non che qua gli alcolici non ne teniamo. No, perché... infatti... Li finite prima. Li finiamo prima. Vabbè, sta diventando una leggenda. Cucino di vino, però lo facciamo evaporare, perché il vino si mette e poi bisogna farlo evaporare, cioè non lo puoi coprire, ok? Quindi allora, puoi evaporare, poi dopo ricopri per la cottura, che si stanno già ammorbidendo, vedi? Si stanno già... ammorbidendo. Vedi? Il vernel sta funzionando. Il vernel sta funzionando. Così alza un po'. Alza un po', che magari ecco così, dai. Allora Elisa, torniamo a te, perché se sì. Tu la te sei tu, lui è il manovale, però. Che dici, impaniamo queste fettine? Aspetta, sì, abbiamo 35 minuti di tempo, facciamo okay. Il tempo. E abbiamo anche musica da ascoltarci. Prima però, Stefano, mi fai brevemente vedere che cosa sta preparando Roberto? Le scaloppine e i peperoni. Elisa, chi lo vuole spiegare di voi due, perché non ho capito di chi è l'idea? Mettetevi d'accordo, spiegate, come si fanno queste scaloppine? Chi va? Guarda, spiegalo te. Spiegalo te, vai Robby, vai. È molto semplice. Cosa basta serve innanzitutto, gli ingredienti? Serve 250 grammi di fettine, ma quello è soggettivo, perché se siete degli sfondati potete prendere anche mezzo chilo. Mezzo peperone giallo, mezzo rosso, ma anche uno intero va bene. E uno scalogno, la panna vegetale, la farina, che serve per impanare le fettine, e olio, sale e pepe. Allora, ho fatto una piccola variazione, ci ho messo un po' di vino bianco sui peperoni, che mi piace un po' insaporire con un po' di... l'ho fatto evaporare, e poi ci metterò, aggiungerò alla fine un po' di curry, che a me piace. Un po' di curry, esatto. Far spezzare un po'. Altra cosa, per chi si fosse sintonizzato da poco, Stefano, gentilmente, se mi fai il primo piano sul piatto di pasta, che sono le pennette rigate allo zafferano, il risultato è questo. Eccolo qua, adesso fra un attimo le vedrete direttamente a pieno schermo, si presentano anche molto bene. Per queste pennette allo zafferano, vedete come sono gialle, poi in un piatto giallo magari potevamo usare un piatto. Sembra una carbonara, ma non lo è una carbonara. Sembra una carbonara, questa ma non è una lo è. Finta carbonara. È vero, finta carbonara. C'è uomo. Bianco. Vediamo anche cosa serve per preparare queste penne rigate, perché è il secondo piatto del giorno. Penne cremose, pancetta e zafferano. Elisa, Roberto, sì. Vedete un po' di spiegare come. Piatto rapidissimo, perché comunque il tempo della cottura dell'acqua e della pasta, avete già realizzato il piatto. Quindi se la pasta ci mette a cuocere 10 minuti, voi in 10 minuti mangiate. E quindi il sugo, il contorno. Prendete una padella, un filo d'olio, fate insaporire un po', fate soffriggere un po' di pancetta a dadini. Pancetta con panna e zafferano. Ci mettete un po' di sale e pepe, dopodiché aggiungete la panna e lo zafferano.
già fatto. Poi già mettete finito. A saltare il padello. Fate cuocere bene, naturalmente poi dopo la pasta la prendete e la mettete nella padella col, del sugo. Aggiungete un po' di acqua con un po' di dado per allungare, per aumentare la cremosità finché basta. Aggiungete il parmigiano e mangiate, che questi piatto sono gustosissimo. Questi sono i due piatti che la famiglia Polisano ci sta preparando quest'oggi. Adesso diamo la linea alla regia, parliamo di quello che succederà la prossima settimana alla vecchia Modena. Tra l'altro lunedì ci sarà un appuntamento jazz con Sandro Comini, quindi non solo musica da ballo ma anche musica d'ascolto, il lunedì jazz, i primi lunedì del mese in compagnia del jazz alla vecchia Modena. Poi parleremo di quello che succede anche a Villa dei Glicini. Tra l'altro, Roberto, mi fa piacere se sei mio ospite prima del mio compleanno, perché domani io compio gli anni. Tra l'altro, chi è che compie domani gli anni? Compie gli anni? Chi è che compieva gli anni il 27 di febbraio? La novella. E poi? Non avevi un parente anche tu che compieva gli anni il 27 no, di febbraio? No, guarda, io mio padre quando era in vita festeggiava il 24 di febbraio. Per me il 24 di febbraio, che ricopriamo? Era un giorno sacro per me. Per tua madre? Per me, per mio padre. A tuo padre, esatto. Ecco, allora vedi che mi ricordo. Pensa che il 24 di febbraio, il giorno del compleanno di mio padre, ho battezzato Alberto. Ecco cos'è che mi legava, perché il 24 di febbraio era anche il compleanno di mia madre. Hai capito, Roberto? Ecco perché c'era qualcosa. Ecco, esatto, c'era qualcosa che ci accomunava. Che... non il mio, ma quello di mia madre. Si stanno ammorbidendo sti peperoni. Sì, sì. Naturalmente... la piastra cuoce in un modo e il gas cuoce in un altro. Certo, evidente. A casa l'avevo già finito. Ah. Perché il gas... il fuoco, sì. Però, insomma, procede, ci mette qualche minuto procede. In più, ma il risultato... C'è una telefonata, prima andiamo a sentirla. Pronto, buongiorno. Fulvio, sono Bonantini, chi vuoi che sia. Ah, chi vuoi che sia. Ciao, Bonantini, dimmi tutto. Ciao, non voglio salutare tanto Roberto Polesano, la sua signora. Benissimo. Ciao Tommy, ciao Tommy, vieni a trovarci presto, dai, su. Sì. Ti fai più vedere. Voglio salutare la signora Manzini di Modena che vi ascolta, vi guarda sempre. Grazie, buongiorno. Ciao, ciao, ciao Tommaso. Dopo faremo vedere anche i prodotti del Canarino, non faremo il gioco, però ve li faremo vedere, perché vi parleremo dove potrete assaggiare, vi inviteremo ad assaggiare le tentazioni sfiziose, golosità alla frutta. Fra un po' le vedremo, intanto state con noi, pubblicità e poi anche quella della nostra rete. A tra poco.